Salve, sono Massimiliano Panigutti, psicologo specializzando alla scuola di neuropsicologia di Sapienza. Oggi vi parlerò delle demenze. Ad oggi definita come disturbo neurocognitivo maggiore, la demenza viene riconosciuta in realtà come una sindrome acquisita, non meglio specificata da altre condizioni, che si caratterizza per una severa compromissione del funzionamento cognitivo in associazione o meno a manifestazioni di natura neuropsichiatrica, pensiamo ai deliri o alle allucinazioni. La sua gravità in particolar modo è tale da compromettere il funzionamento della vita quotidiana del paziente e le sue autonomie. Fra le varie cose, infatti, i pazienti affetti da demenza sono, per esempio, in difficoltà nello svolgimento di attività come alimentarsi, muoversi all'interno della propria abitazione o vestirsi, e in questo senso necessitano costantemente dell'ausilio del proprio caregiver. Forme comuni di demenza attualmente sono sicuramente la malattia di Alzheimer, così come la demenza a corpi di Lewy o la demenza frontotemporale. Ma nella nostra comunità adesso hanno assunto un ruolo fondamentale le fasi che precedono la manifestazione della malattia conclamata. Mi sto riferendo al declino cognitivo soggettivo, che si riferisce in realtà ad un decadimento cognitivo che viene individualmente esperito dal soggetto, ma che non viene obiettivato dai test neuropsicologici, e dal declino cognitivo lieve, che invece si caratterizza per una compromissione cognitiva effettiva, quindi obiettivata dai test cognitivi, ma la cui gravità non è tale da compromettere le autonomie del paziente. Il ruolo della neuropsicologia ha assunto ormai una fondamentale importanza nel processo di valutazione diagnostica delle demenze, così come delle condizioni di decadimento cognitivo progressivo. E in particolar modo presso il nostro centro ci occupiamo non soltanto di delineare per l'appunto un profilo cognitivo comportamentale di questi pazienti, ma anche di valutare la presa in carico della loro condizione al fine di attuare protocolli di training e riabilitazione cognitiva per rallentare l'eventuale ingravescenza della malattia.